Questa trasmissione è offerta da Smarty, è il nuovo cronotermostato MT dal design elegante. Con Smarty puoi gestire il funzionamento del tuo impianto in qualsiasi momento, ottenendo il massimo comfort con la comodità del display touchscreen. Smarty, comfort e risparmio a portata di touch. Smarty è il nuovo cronotermostato MT dal design elegante. Con Smarty puoi gestire il funzionamento del tuo impianto in qualsiasi momento, ottenendo il massimo comfort con la comodità del display touchscreen. Smarty, comfort e risparmio a portata di touch. Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Lunedì Granata. Questa sera assieme agli ospiti parleremo naturalmente del risultato di sabato scorso del Cittadella contro il Latina. Un punto, si sperava in qualcosa di più visto che ormai la vittoria manca dal 20 settembre scorso. Parleremo anche del prossimo impegno dei Granata contro il Carpi. Naturalmente vado a salutare Stefano Viafora, buonasera Stefano. Alice, lo sai che per me, buonasera a tutti, è un piacere stare qui vicino a te, in questa così, a condurre questa trasmissione sulla Cittadella, l'unica, lo ricordiamo, dedicata al mondo Granata e alla Serie B. Questa sera tanti ospiti, tanti argomenti, abbiamo anche due premi bellissimi in palio per i nostri telespettatori, che sono tanti, perché nel corso di questa settimana ci avete scritto tanti, sia sul Padova Sport, sul sito nostro, che sulla pagina Lunedì Granata, quindi continuate a seguirci. Noi adesso però andiamo a presentare gli ospiti che ci terranno compagnia questa sera, Alice. Allora, cominciamo dalla tua sinistra con Fabrizio De Poli, direttore sportivo del Padova. Adesso lo vedrete inquadrato, eccolo qui, avete letto forse sui giornali la presenza di De Poli, qualcuno si dice ma cosa c'entra col Cittadella, magari più giovani, però insomma De Poli adesso ha legato il suo nome al Padova, ma ha fatto una lunga carriera ed è stato anche l'artefice di una doppia promozione del Cittadella. Buonasera Fabrizio. Buonasera a voi. Con noi come sempre Andrea Baldin, colonna portante di questa trasmissione, ovviamente, bisogna fatelo dire, dopo parleremo anche di tattica con lui. Grazie a Riccardo Solfo per essere qui con noi, anche tu ci terrai compagnia sempre durante Lunedì Granata, firma di Tutto Sport. E poi, ultimo ma non certo per importanza, il nostro Alessandro Sgrigna, il bomber del Cittadella. Ciao Alessandro, buonasera, e grazie per essere qui con noi questa sera, poi ti faremo vedere qualche sorpresa. E non solo sorpresa, anche uno scoop clamoroso di Riccardo. Vabbè, no? Intanto c'è Coralli in linea che si è molto arrabbiato perché ha detto bomber a Sgrigna. No, vabbè, il fantasista, il numero 10, quello che lancia lui, il bomber. Anche perché lui può segnare da tutte le posizioni, compreso le punizioni. Anche lui sta segnando, adesso non per togliere una Coralli. Poi hai uno scoop, vero, su... Sì, so che lavoro farà una volta che smette col calcio. Ecco, poi lo diremo. C'è con noi anche questa sera il nostro Ruvo, il vignettista più cattivo della televisione, più perfido. Dall'altra per inquadrarmi, perché sei dall'altra parte dello studio, ecco. In qua, realtà è colpa mia perché dovevo sedermi di là, lui non lo sapeva, io mi sono seduto di qua. La prossima volta parlatevi magari, esatto. Intanto un saluto ad Alice, ciao Alice. E un saluto anche a te Stefano, ciao Stefano. Va benissimo, bene. Ok. Comunque De Poli stasera è qua per me, per darmi manforte. Ma io Ruvo non ho capito se sei tifoso del Padova o del Cittadella, poi ma magari diciamo che abitando a Padova tifo per il Padova, e poi quando vado in trasferta che mi trovo lì a lavorare e c'è Sgrigna che mi guarda malissimo con uno sgrigno malefico. Esatto. No, io in realtà tifo per il Padova ma amo tantissimo il Cittadella, giuro. Ecco, quindi durante il corso delle puntate riusciremo a farti tifare e amare Cittadella. Ti metteremo alla prova, per Ruvo. Forza. Sì, basta che si mettano d'accordo di non giocare lo stesso giorno. Lo stesso giorno, vabbè, insomma, finché giocano in categorie diverse, ma ci auguriamo che un giorno non sarà più così. Grazie Ruvo, ci vediamo dopo anche per le vignette, ci farei vedere un po' i tuoi ritratti. Bene Alice, parliamo anche un po' di calcio, oltre tu iniziamo, sì. iniziamo a parlare di calcio, di Serie B. Sì, iniziando intanto a vedere la classifica che non sorride al Cittadella in queste ultime settimane. Il Cittadella appunto con il punto di sabato scorso rimane nella zona bassa della classifica, è stata superata da Vicenza,
c'è ancora moltissimo tempo, Riccardo lo ricordiamo sempre, però non è bello vederlo però in quella posizione. Però manca questa vittoria che non arriva. Adesso il nostro Ciro Picardi della regia ci mostrerà la classifica, così la vedremo, anche se come diceva Alice, non è bellissima ancora, Riccardo. No, non è bella e mi riallaccio a quello che ho detto lunedì scorso. Questa era una partita da vincere proprio per il calendario che attende il Cittadella da qui alla fine del giorno di andata, che giocherà su 8 gare, 5 volte in trasferta, tra cui 2 trasferte consecutive, molto brutte in questo momento, perché va in casa della capolista e va in casa del Vicenza, che non è assolutamente più forte come rosa, anzi, però giocare al Menti, soprattutto loro poi che insomma adesso hanno ritrovato la vittoria, non è cosa facile. Quindi sono ripetitivo, ma la classifica è quella. Secondo me si è persa una possibilità, perché sono convinto che la squadra avversaria latina fra qualche mese sarà in una posizione diversa di classifica, perché è una rosa che non può star lì. E allora era meglio insomma fare la partita della vita e vincere. Non è arrivata la vittoria, speriamo magari arrivi un colpo clamoroso, perché no, a Carpi piuttosto che a Vicenza. Ma infatti poi Foscarini dopo la partita ha detto ben vengano le partite come Carpi in questo momento, perché magari ci danno qualche stimolo in più, visto che con quelle avversarie pericolanti si fa un sì, po' tra l'altro fatica. Cittadella è un po' nel DNA della squadra granata, sì, spesso abbiamo ricordato le prestazioni importanti e le vittorie anche in casa del Torino, piuttosto che del Genoa, piuttosto del Napoli, un 3-3 clamoroso. Quindi Cittadella a volte un po' perché è sottovalutato dagli avversari di blasone, un po' perché lo sottovalutano a prescindere dalla classifica, e devo dire che a volte Cittadella ha fatto risultato contro pronostico. Certo, il Carpi in testa alla classifica mi sorride un po'. Fa sorridere. Poi tra l'altro parleremo anche della prossima sfida contro il Carpi. Prima di dare la parola ad Alessandro e poi anche ad Andrea, volevo chiedere anche un commento veloce sulla classifica, in particolare della Serie B, al nostro Fabrizio De Poli, che qualche volta ho visto al tombolato da osservatore. Non so se è interessato per il tuo Padova, oppure così da appassionato di calcio, perché insomma fa un po' specie vedere Cittadella lì sotto dopo gli annunci di quest'estate, insomma. Sì, vabbè, però no, io vado a vedere la partita di Vicenza e di Cittadella più che altro per vedere i giocatori, non è che abbia un interesse specifico nell'ambito di valutazione. La mia categoria attualmente è un'altra, perciò i riferimenti li faremo alla domenica, non al sabato. Però io, guarda, conosco bene Cittadella, è sempre stata una squadra che nel tempo, negli anni, ha dimostrato di avere 100 vite, e sono d'accordo con Riccardo quando dice forse tante volte fuori casa possono fare anche un colpo a sorpresa. Perciò Latina ormai è passata, e vediamo a Carpi. Io penso che sia una compagine, è un gruppo, è una società che può far bene. I proclami di quest'estate forse sono stati più fatti da voi dei media che non da parte della società. E la società sa benissimo di cosa andavano incontro durante il campionato. Hanno cercato di fare una squadra competitiva per quelli che sono i presupposti del Cittadella, di fare un buon campionato. E io sono convinto che loro risorgeranno. Sì, gli annunci ovviamente si riferivano a mister Foscarini in particolare, che si augurava, più era più un auspicio, che il Cittadella si trovasse molto di più nella parte sinistra che nella parte destra della classifica. Allora io chiedo subito ad Alessandro se secondo te, intanto stanno arrivando anche i primi messaggi, e vi ricordo, no, Alice, che ci potete contattare tramite SMS e poi... Sì, il numero in sovraimpressione, sì. 347-07-13-574, scriveteci pure, noi cercheremo di leggere tutti i vostri messaggi se avete qualche domanda da fare ai nostri ospiti. Ci siamo dimenticati prima... Ma devo fare la domanda, ah, fare la domanda ad Alessandro secca, poi parliamo di una cosa importante che stavi per dire. Questo Cittadella, secondo te, hai numeri per stare dalla parte sinistra come si augura Foscarini? Sì, ma adesso siamo soltanto all'inizio, abbiamo passato un periodo particolarmente difficile, adesso pian pianino stiamo, come diceva De Poli, risorgendo, però ci vuole tempo perché sono tanti giocatori venuti dalla categoria inferiore e ci vuole un po' di ambientamento. Però sono sicuro che questo gruppo possa fare un buon campionato. Quindi fase di rodaggio ancora per il Cittadella, Alice? Sì. Ti sei dimenticato all'inizio, sì, puntata, sì, di ricordare il primo grande quiz della serata.
Sì, beh, primo e unico questa sera, poi nel corso della stagione ve ne proporremo altri, però vista la presenza di Alessandro Sgrigna, adesso anche inquadreremo uno dei due premi che sono in palio questa sera, mettiamo appunto regaliamo questa, la maglietta di Alessandro Sgrigna, la maglia granata numero 10. Tra poco il nostro Luca ce la inquadra, eccola qui. La potete vincere come, Alice? Rispondendo a una domanda strafacile, oltretutto, no? Sicuramente. Per chi lo sa, sì. Ma chi ci segue ovviamente sa. Qual è la domanda? Stiamo parlando, la domanda la vedete, eccola qua. Torniamo indietro, no? Con un'ipotetica macchina del tempo, Riccardo, al 1998, dove un giovanissimo Sgrigna iniziava a dare i primi calci al pallone, vabbè, insomma, dopo le giovanili ovviamente, e faceva coppia con un altro grandissimo attaccante che poi ha fatto una grande carriera. Tu lo sai già, Riccardo, mi pare dallo sguardo, penso anche Fabrizio, Andrea, no? Però non possiamo dare aiuti. Non possiamo dare aiuti, però lo sapete tutti. No, ecco, allora insomma, dai, non era così semplice, Andrea. Non lo sapeva nemmeno, lo sapevo. Stefano, è andato a vedere oggi. Ho guardato su internet, esatto. Ecco, non diamo troppi aiuti, allora potete scriverci rispondendo sulla pagina Facebook e poi anche su via SMS. Nel corso della puntata poi sveleremo chi è il vincitore. Bene, quindi Sgrigna, la maglietta di Sgrigna in omaggio. Gentilmente offerta da Alessandro Sgrigna. Abbiamo già Ruvo che sai la risposta. Si può dare un indizio? No, facilissimo. Ruvo, hai già la risposta, no, tu. No, più che altro volevo solo dare una precisazione, non abbiamo detto. È la maglia di Sgrigna che è autografata da Ruvo, che è il valore aggiunto. Sì, quella era la seconda sorpresa. Sì, infatti, quindi è quello il premio in realtà. Va bene, allora andiamo avanti, ma diamo anche un aggiornamento sulle condizioni di Filippo Lora, no? Sì, è uscito oggi un comunicato dell'AS Cittadella, lo staff medico assieme al giocatore ha deciso che sarà necessario intervenire chirurgicamente, quindi uno stop lungo per Filippo Lora, però ne ha avuto uno l'anno scorso, purtroppo, dal quale però era riuscito a recuperare molto bene, quindi ci auguriamo che anche per questo nuovo stop ci sia un recupero veloce. Dispiace Andrea perché, come abbiamo detto nella puntata scorsa, è un giocatore ancora molto giovane, e due infortuni così pesanti all'inizio della carriera non sono proprio... Sì, diciamo che, se vogliamo dire, la fortuna che non è lo stesso ginocchio, se può essere una fortuna, perché fosse ricaduto allo stesso ginocchio probabilmente sarebbe stato più grave il danno. Penso che, come abbiamo detto, è giovane, può recuperare, speriamo bene insomma per lui. Poi adesso ho visto che anche Insigne viene operato e parlano di 4-6 mesi. Sembra che in queste nuove tecniche accorcino anche sempre di più, per cui insomma gli auguriamo di poter... Certo, gli auguriamo di tornare più forte di prima. Riccardo, poi si diceva che è un giocatore molto duttile per il centrocampo e che offre a Foscarini varie alternative, soprattutto quando ci sono tante assenze. Va ricordato l'opera Bordina, che è uno valido, che si è preso cura più volte dei giocatori di Cittadella, è un ottimo medico, un ottimo chirurgo. Al di là di quello... E beh, questo campionato è andato, perché comunque i tempi di recupero io non ci credo tanto ai 4 mesi. È un'operazione delicata, mi sono anche informato prima di dire questo, sono 6-7 sì, mesi. Poi alla fine, sai, è difficile anche che tu rischi quando sei in lotta per la salvezza un giocatore che arriva da un infortunio. Sto pensando ai mesi di aprile e maggio. Quindi secondo me questo campionato dispiace perché è la seconda volta che gli capita. Però abbiamo ricordato l'altra volta, sia di auspicio, è successo a Baggio quando andò dal Vicenza alla Fiorentina e poi diventò il Baggio che tutti conosciamo. Il ruolo più o meno è quello. La tecnica, vediamo, perché ti dico, Lora quando era arrivato qua aveva un bel pedigree, era un po' il giocatore più rappresentativo del Milan, ma poi ha i numeri, ha i colpi, insomma è giovane, secondo me può anche, tutto quello che non uccide sì, ti aiuta, fortifica, no? Poi fortifica, mi pare ecco, che abbia anche la testa giusta per sopportare, ma poi, queste insomma, mazzate. I consigli che può dare anche Ale, che non ha magari subito due stop in un anno e mezzo, però ne ha patite anche lui, insomma è un tu po' e Alessandro, magari i più anziani, avete, come l'avete rincuorato, insomma, Filippo? No, nel gruppo è stato sempre vicino dall'inizio, purtroppo questi infortuni quando sei giovane, poi dopo il primo l'anno scorso è abbastanza tosta come affrontarla questa cosa, però lui è forte, un gran professionista, lavora tanto, dopo l'infortunio ha lavorato tanto, il primo infortunio, perciò
Io spero che ritorni a fine anno. Bene, poi Alice, ne parliamo della partita, però prima facciamo vedere una piccola clip, no? Così. No, prima invece volevo dare una risposta, giustamente, visto che ci stanno scrivendo da casa, è giusto anche dare risposte a chi ce le chiede. Riccardo, stanno chiedendo, il Cittadella sa fare solo pareggi? Beh, insomma, non è quello, è che è sempre meglio il pareggio piuttosto che, ma è una coincidenza, ne sono arrivati tanti, con i tre punti non è che serva molto, però è anche vero che conoscendo un po' la mentalità delle piccole che mirano alla salvezza, a volte è meglio non rischiare, quindi si porta a casa il punticino. Però insomma mi ricordo l'anno scorso ad esempio Cittadella era una delle squadre che pareggiava meno o perdeva o vinceva, è stato così nelle prime 10 giornate di campionato, numeri alla mano. Adesso è un momento che va così, invece rispetto a quello che hai detto prima e quello che diceva anche Fabrizio De Poli, che all'inizio, sai, in estate, non dico voli pindarici, ma insomma qualcuno aveva parlato di parte sinistra della classifica, di salvezza senza soffrire fino in fondo, eccetera. Secondo me perché si guardava dall'attacco in su, perché effettivamente Coralli, che l'anno scorso è arrivato praticamente a metà campionato, ha fatto bene nel ritorno e si sta confermando. Sì. Sgrigna, che in questa categoria può giocare da fermo, che non corra, però può giocare da fermo. Mi raccomando, pensa bene le parole perché... Non che non corra, però può giocare da fermo perché... No, lui fa correre, occhio, fa correre il cervello. Certo, cioè no, lui ti mette il pallone dove vuole. In questa categoria farà sempre la differenza. Il terzo è Gerardi, che è arrivato comunque con un curriculum importante, conosce l'ambiente, è un bomber un po' che andava a sostituire il partente che è andato, mi pare, al Bologna, giusto? No. Aiutami, no, dove è andato? Cesena. Scusa, Cesena in Serie A. Tra l'altro domenica ha fatto il primo gol in Serie A. Sì, ho visto. È un po', sai, messi lì quei tre lì con qualche giovane, insomma, voglio dire, in un ipotetico potenziale d'attacco della B sono nei primi 5 posti questi tre qua. Allora, il problema fermo, è che non è nessuno dopo. Direttore, no, tu lo conosci bene la Serie B, conosci i giocatori anche. Ti faccio la domanda che ho fatto ad Alessandro. Si può puntare ad alzare un po' l'asticella, secondo te, vedendo la rosa proprio? Lasciamo perdere altre situazioni, altri fattori che possono influenzare. La rosa. In che senso? È valida? Per me è una buona squadra, anche perché, come diceva Riccardo, loro hanno un buon potenziale offensivo. Poi dopo tieni conto che, come succede di solito, vengono cambiati anche più di qualche giocatore. Questi devono trovare un po' di armonia, un po' di equilibri. È logico che infortuni o altre situazioni tipo loro, cambiamenti anche dovuti forse a una ricerca anche del mister stesso, a una situazione proprio di equilibrio per quello che è la squadra del Cittadella, ha provocato qualche stop di troppo, ma... Sai, quando uno ha la qualità che ha il Cittadella, io penso che possa venire fuori. Anche perché la classifica l'abbiamo vista è corta e comunque ci sono tante squadre che non è che abbiano questa cosa molto più attrezzata rispetto al Cittadella, a parte 3-4 squadre che magari giustamente puntano dall'inizio alla Serie A. Insomma, ci sono tante squadre che sono sicuramente all'altezza, alla portata del Cittadella. Allora, siccome Sgrigna ha fatto tutti i gol e ne sta facendo anche quest'anno, ha iniziato a farli, adesso un po' scuote la testa, ha iniziato a farli, adesso sei un po' fermato, ma insomma sei ancora l'etichetta di bomber di razza, no? Introduciamo un po' anche la partita che abbiamo appena giocato con questa clip. Sì, abbiamo preparato una clip con alcuni dei tuoi gol, Alessandro, non potevamo raccoglierli tutti perché sono più di 100, 106 se non sbaglio. Dovevamo fare una trasmissione solo con i tuoi gol, quindi... Esatto. E quindi abbiamo raccolto alcuni dei tuoi gol più belli, come diceva Riccardo puoi segnare anche da fermo, quindi vediamo cosa hai realizzato in questi anni. Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo.
Alessandro, tanti gol, bei gol. Molto belli anche, grazie, soprattutto. Grazie. Riccardo, hai visto, proprio il primo gol è stato quello realizzato per la prima volta da Alessandro con la maglia del Cittadella. Ti ricordi in che occasione? Ti interrogo sì, un po'. Perché la commentavi forse anche, no? No, io commentavo quella che ha fatto in casa con il Vicenza con l'Empoli, quando lavoravo per Sky. E, ma insomma era un bel Vicenza quello poi, ma comunque lui ha fatto bene anche a Cittadella. Poi, ricordiamo che è stato uno dei capitani più giovani nella storia della Cittadella, perché quando c'era Maran lui era il capitano ed eri giovanissimo, cioè aveva già le caratteristiche del condottiero, no? Al sì, di là del ruolo che poi lui... Al di là del ruolo che non è secondario, perché lui a livello offensivo è quasi un jolly, perché allora, può fare, ha fatto anche semplice, ha fatto la seconda punta, lui, ha fatto trequartista. Lui più due punte è il massimo, poi lui non è che devi dirgli stai dietro... Ha fatto anche la punta centrale. Ma sì, a Torino anche... Allora, lui può fare tutti i ruoli, secondo me, dalla trequarti in su. E non sono tanti i giocatori che certo, possono fare due o tre ruoli, quindi l'esterno può fare anche alla Totti quando giocava con Spalletti come unica punta se hai centrocampisti dietro, cioè può fare vari ruoli. Il problema a Cittadella è che c'è lui, due attaccanti e poi non hai la panchina, quindi se uno dei tre gli viene un colpo di raffreddore, in questo momento siamo un po' corti lì, la coperta è un po' corta, però ti ripeto, e poi c'è il problema della difesa che... questo triste record che è l'unica squadra che ha sempre preso gol. Poi ne parliamo, ma rimaniamo un attimo sui gol di Sgrigna. Volevo chiedere sia ad Andrea che a Fabrizio. Bellissimi, bellissimi. Bellissimi. Ma io non so, forse una cosa che può spiegarci lui. Lui è partito benissimo. Perché stavi giocando delle partite veramente a buon livello. Poi ho avuto un piccolo infortunio muscolare, non so se il retto femorale. Sei stato fuori 10 giorni. No? Sì. Da là forse hai fatto un po' di fatica, hai magari accelerato un po' troppo il rientro, non lo so perché c'era bisogno. Ma non lo so, però sì, adesso sto facendo un po' di fatica. È un momento così particolare, un po' difficile, però non, sono tranquillo, sereno, non è un problema se sbagli 3 o 4 partite, sbagliano tutti. Sì, sì, perché mi ricordo, non so, un infortunio di quel tipo di solito si saltano almeno 2 partite, tu ne devi aver saltata una. Sono saltata una, sì, sì. Poi hai giocato mezza partita col Pescara, sì. E sì, no, stai giocando, stai dando il contributo sicuramente, però no, la forma del... Sì, sicuramente non è la forma delle prime partite, quello sicuramente. Ho detto, è un momento abbastanza, cioè, non difficile, però un po' così, un po'... Sto trovando un po' di difficoltà, però non... T'ho detto, sono tranquillo, non c'è nessun problema, passerà. Ecco, tra l'altro da casa ti chiedono di trascinare il Cittadella ai playoff, sarai tu l'uomo che trascinerà il Cittadella. Il prossimo campionato? No, questo è ancora lungo. No, la vedo dura. Non diamo la c'è tempo ancora. Se no facciamo arrivare Foscarini che ha detto guai a dire che è il solito Cittadella, lui si arrabbia, se glielo dice. No, però insomma, quindi ancora se la si salva in anticipo è di salvarsi già... con tranquillità. Se guardi gli ultimi risultati è normale, bisogna dire sì, Cittadella per la salvezza, però ancora è lungo. 4 punti siamo dall'altra parte della classifica. Certo, come si diceva, è corta, è corta. Corta. Fabrizio, tu, scusami, poi sì, dopo no, parliamo no, ancora, volevo rimanere sui tuoi gol. Qualcuno che te ne piaceva di particolare? Ci
di Sgrigna l'ho visto da vicino quando ero a Vicenza, che faceva il corso Lenda, da una mano lì. E per me, beh, a parte anche prima quando era Cittadella, eccetera, ma è sempre un giocatore che mi è piaciuto, al di là del fatto che può essere impiegato in un modo o nell'altro, però io sono convinto che gente come Alessandro, non perché è qui, è determinante in una squadra. Io preferirei sempre averlo in squadra con me, perché è uno di quei giocatori che in qualsiasi momento ti possono fare del salto di qualità e per aiutare veramente a tirar fuori dal cilindro un qualcosina che ogni tanto pochi giocatori riescono a fare. Lo hai mai trattato tu come direttore sportivo? No, non no era... Poi sai cosa? Lui ha una caratteristica, secondo me, che è rara nei calciatori che hanno i piedi buoni, soprattutto quando tornano all'ovile. Lui in qualche modo è partito anche da Cittadella giovane. Lui è uno che non molla mai, perché sai, magari lui è un po' il primo attore a Cittadella, però è uno che, uso un termine, si incazza quando le cose non vanno bene in campo e ci tiene a vincere. Ecco, questo è lo spirito un po' che vedo nei grandi fuoriclasse, anche nei grandi giocatori che hanno il 10 sulle spalle. Un giocatore che si carica anche la squadra nei momenti di difficoltà. Ed è, continuo a dire, è quello che manca un po' a Pellizzer per diventare un giocatore in Serie A. Quella responsabilità che va al di là del tuo compitino in difesa. Perché è un altro giocatore che si chiacchiera da anni, dai che fa il salto e non lo fa. Ci vuole anche se appunto 50... è responsabilizzato della fascia che porta, per cui c'è la massima fiducia. Non basta, deve fare il salto di... Adesso tocca a lui fare il salto. Non so se capisci. Allora, iniziamo a introdurre la partita, l'ultima che ha giocato il Cittadella contro il Latina, con i top e flop che hai curato, Andrea Baldin, come sempre, un angolo che piace molto al nostro Ruvo soprattutto. E anche al nostro pubblico da casa. E per fortuna anche al nostro pubblico. Tu ovviamente che curi l'angolo tattico sul nostro sito padovasport.tv, sempre molto seguito. Ecco qui, eri presente al tombolato. Spiegaci un attimo il perché di queste scelte che hai fatto. Sì, io ho visto la partita. Valentini, partiamo dal portiere, anche se non è in ordine. Ha fatto sicuramente due o tre belle cose. Su una è stato anche fortunato, perché si è trovato quel pallone da un metro, due metri forse, sì, dalla porta in mano, però comunque ha fatto il suo. Rigoni ha fatto una buona partita, secondo me, e infatti per introdurre i flop, l'unico forse il centrocampo, perché secondo me il Cittadella nella partita di sabato ha pagato soprattutto la differenza a centrocampo. È là che la squadra ha mollato un punto, e quando c'è stato il momento che è venuto fuori Latina, loro non sono riusciti a recuperare terreno mai, perché i centrocampisti probabilmente non sono riusciti né a tamponare né a ripartire. Sì. Si è un po' spaccato con l'attacco, e il Busellato è stato sostituito da Pecorini, ma non c'è stato probabilmente nessun effetto, e Benedetti all'altra parte di qua non è riuscito, insomma, non sono riusciti a dare quel di più. Scaglia e Pellizzer li ho messi nei top, perché comunque Scaglia, vabbè, sembra un punto fermo ormai di Foscarini, certo, sta facendo, sì, comunque partite anche nella difesa livello. 3 che ha schierato Foscarini, sì, sì, contro, sì, Latina. E Pellizzer ha giocato appunto centrale in questa difesa, e adesso bisogna vedere, si parlava di se ha messo un po', perché aveva avuto queste espulsioni così, questi un po' intemperante. Si è messo la testa a posto. Però l'ho visto bene, insomma, sabato scorso. Certo. Riccardo, sei d'accordo con i top e flop di Andrea? Sì, sì, sono quelli. Scaglia forse è stato il migliore in campo, perché comunque è stato veramente la difesa di là che hanno preso ancora gol, però è stata una partita buona sulla fase difensiva. È vero che il problema, ma non da sabato contro il Latina, un po' il centrocampo che è carente, hanno un giocatore che è fuori come Paolucci, che rientrerà nel 2015, ed è un po' il ruolo che, se adesso il direttore sportivo avesse, secondo me, la possibilità, forse già a gennaio sicuramente prende qualcuno in mezzo, perché ti è presente che Rigoni ha tolto le castagne dal fuoco due o tre volte con dei gol importanti, ecco, ha iniziato a segnare, però è lì in mezzo al campo, perché poi loro, se guardi, anche l'attacco si è un po' inceppato, ma devi avere dietro purtroppo... un giocatore come De Rossi, non dico le caratteristiche perché forse è unica al mondo, che sa fare, rompere e anche dare il pallone,
se lui è davanti, dietro devi avere uno propositivo, e se sbaglia partita uno come Benedetti, che ha fatto anche bene, sì, fino a qui, centrocampo, Rigoni è un interditore, però va anche, cioè sì, manca qualcosa in mezzo al campo, a Cittadella per essere una squadra, secondo me, dalla parte sinistra della classifica. È forse il tipo di giocatore che arriverà dal mercato di gennaio. Allora, tra poco ci fermiamo per 30 secondi di pubblicità, prima Ruvo però. Sì, dai, facciamo una cosa veloce, comunque a tradimento vi ho fatto io una sorpresa stasera. Aspettiamo sempre che il nostro grande amico che stasera si sta facendo... Luca Tinti, grandissimo. Allora. E mi sono portato per piacere di Riccardo la Ferilli qua come valletta. Vieni Ferilli, per cortesia. La Lice ci aveva pregato di non parlare della Ferilli e invece... No, assolutamente. Noi l'abbiamo portata, eccola qua che ci... Insomma, puoi abbassarti pure. Ecco la Ferilli, Riccardo. Non ha potuto truccarsi stasera. Comunque la prima vignetta la richiamo ad Ale. Sono uno di quei bomber che davanti alla porta fanno tremare i portieri, a meno che non si scarichi l'accendino. Quando la capiscono anche i calciatori sono felice io. Bene, dai. Sempre ad Ale. Sono felice di essere un bomber, soprattutto quando vedo due bomber come quelle di Alice. Anche perché esatto, la visuale c'è. Cioè, togli che diretta. Siamo in fascia protetta. Vabbè, per me siamo riusciti a strappargli un sorriso, dai. Questo invece è Riccardo, sgrigna, può giocare anche da fermo, basta attaccargli un joystick. Decidete voi dove mettere la porta USB, perché io non voglio saperlo. Mentre questo è Fabrizio. Uno dei gol che mi è piaciuto di più di Sgrigna è quello che l'anno scorso ha sbagliato col Padova. Lui non se lo ricorda, me lo ricordo io. In realtà io. Segnato, tra l'altro l'ha segnato anche al Padova in quel 4-1. Sì, anche al ma Padova. Quello più bello era quello che lui aveva sbagliato. Per me e anche per De Poli. Stiamo capendo un po' della tua simpatia qual è. Non in Cittadella, quindi sei un po' fuori luogo in questa trasmissione. Questa era l'ultima, i pezzi forti li lascio poi più a dopo. Tardi. Allora, 30 secondi di pubblicità e poi di nuovo qui in studio. Smarty è il nuovo cronotermostato MT dal design elegante. Con Smarty puoi gestire il funzionamento del tuo impianto in qualsiasi momento, ottenendo il massimo comfort con la comodità del display touchscreen. Smarty, comfort e risparmio a portata di touch. Bene, rieccoci in studio. Tra poco avremo un collegamento telefonico per introdurre un po' la sfida importante che attende il Cittadella sabato alle 18 al Stadio Cabassi. Ricordiamo, dice che non si gioca alle 15. No, non si gioca alle 15, ma alle 18. Tra l'altro c'è già un pullman pieno di tifosi, sì, che seguirà la squadra più altre macchine, quindi bene, non mancherà sicuramente il tifo a Carpi. Allora, breve parentesi, poi torneremo anche sulla situazione tattica del Cittadella. Come ti sei trovato in questi sei mesi a Carpi, recenti, che insomma ti abbiamo visto a Lugano anche con il Padova? No, ho fatto un'annata positiva, ci siamo salvati bene, senza grandi patemi, è stato positivo, ho fatto 5 gol in una squadra neopromossa, ho conosciuto gente che mi ha dato tanto, perciò ringrazio il Carpi, ringrazio la società perché mi ha fatto passare un anno positivo. Allora, abbiamo proprio in collegamento, e lo ringrazio, il presidente del Carpi, Stefano Bonaccini. Presidente, ci senti? Ecco, forse abbiamo qualche problema di ritorno in studio. Chiedo alla regia di sistemarci il collegamento. Ecco qua. Presidente, adesso forse l'audio è migliore. Ci senti? Sì, ecco buonasera. Qua. Grazie, buonasera ovviamente per l'intervento. Noi intanto ti facciamo i complimenti perché state facendo un grandissimo campionato. Ti stanno ascoltando qui in studio il direttore sportivo Fabrizio De Poli, Andrea Baldin, Alessandro Sgrigna, che immagino conosci molto bene, e Riccardo Solfo di Tutto Sport. Allora, intanto complimenti, anche se tu ho sentito anche una tua recente intervista in cui giustamente dici di tenere un po' il basso profilo, no? Ancora. Beh, intanto buonasera a tutti e saluto anche Alessandro Sgrigna. Ciao Alessandro. Buonasera Presidente, complimenti. Ciao. Beh, il nostro campionato non è sicuramente quello che stiamo facendo, nel senso che noi abbiamo costruito una squadra per salvarci, non ci nascondiamo, stiamo andando bene, però
il nostro profilo deve rimanere comunque corretto nei termini in cui eravamo partiti. Poi chiaramente l'appetito viene mangiando, però siamo consapevoli che comunque ci sono formazioni più insomma, strutturate meglio della nostra squadra, e quindi insomma cerchiamo di tenere il profilo giusto, andiamo avanti domenica dopo domenica e godiamoci intanto questo risultato, che comunque è un risultato molto importante per noi. Questo è il secondo anno che hai, posso dire, che tu in prima persona avete insomma allestito una squadra sicuramente non da salvezza, perché l'anno scorso acquisti come a gennaio Ardemagni, Sgrigna, significa che siete ambiziosi, diciamo così. Vabbè, anche quest'anno si può dire la stessa cosa. Ma guarda, paradossalmente l'anno scorso a nomi e a blasone eravamo, secondo me, avevamo una rosa molto più, tra virgolette, importante. Poi purtroppo per tutta una serie di motivi non siamo riusciti ad andare nei playoff. Ma voglio dire, nonostante tutto riteniamo comunque di aver fatto un grosso risultato, perché fa 59 punti il primo anno di B, il Carpi in B non c'era mai stato, penso che comunque al di là dei nomi sia un risultato comunque importante. Quest'anno abbiamo fatto una politica completamente diversa, impostando bene o male la squadra su i ragazzi che erano con noi da tanto tempo. È stata una scelta aziendale, fino adesso diciamo che ci ha premiato, però insomma sappiamo benissimo che comunque le squadre che arriveranno là davanti insomma sono altre, stanno facendo un po' fatica, a parte il Bologna, il Bari sta facendo fatica, il Catania sta facendo fatica, però noi siamo consapevoli che insomma comunque noi dobbiamo arrivare a 50 punti, poi una volta arrivati a 50 punti dopo penseremo a divertirci. Riccardo Solpo dallo studio, la domanda. Sì, mi fa un po' sorridere. Buonasera Presidente e complimenti, perché lei ha detto le stesse identiche parole che pronunciò 2 anni fa il Presidente del Sassuolo, più o meno alla decima. Disse le stesse identiche parole, poi sappiamo tutti come è andata a finire, nel senso che è andata molto bene. Guarda, no, ma le spiego perché. Perché in questo momento, squadre, avevamo il portiere del Latina in collegamento telefonico la settimana scorsa, che ha detto noi abbiamo fatto la squadra per andare su e sono praticamente ultimi in classifica. In questo momento le grandi stanno facendo fatica, le sorprese in B non mancano mai, voi avete un'intelaiatura consolidata dal campionato splendido dell'anno scorso, comunque alla prima esperienza, hai visto mai? Ma guardi, la differenza tra noi e Sassuolo è, i conti li sapete fare anche voi. Il Sassuolo tra virgolette sono amici, anche predicavano bene e razzolavano male, nel senso che avevano una squadra che comunque costava minimo 4 volte quella che costa la nostra. Detto questo, io non voglio fare i conti a casa di altri, perché comunque non ci sta neanche. È chiaro che in questo momento, dove c'è un buco, perché comunque le squadre di punta, che il Bari, il Catania chi c'è ancora, vabbè, anche il Bologna non sta facendo benissimo, stanno facendo un po' fatica. È chiaro che davanti ci sono 2 sorprese, noi il Frosinone, ma come ho detto ai vostri colleghi giornalisti anche prima di Bologna, siamo al 10 di novembre, cioè fossimo al 10 di marzo, non voglio fargli il falso modesto, però è la realtà, no? Il campionato di Serie B, soprattutto Alessandro e anche Chieli in studio lo conoscete bene, soprattutto Cittadella che tanti anni che lo fa, quindi essere in testa il 10 di novembre non vuol dire niente. Vuol dire comunque essere soddisfatti e orgogliosi del lavoro fatto, però insomma, ma io guardo sempre i 50 punti, ma non lo dico per scaramanzia o per falsa modestia, lo dico perché il Lanciano l'anno scorso aveva gli stessi punti nostri, 25 punti dopo 12-13 giornate non è arrivato neanche ai playoff, quindi voglio dire, io andrei piano a fare proclami, lavorerei partita dopo partita con la consapevolezza comunque di avere un impianto di ragazzi a posto che sono con noi da tanto tempo, è una piccola realtà che si sta difendendo in mezzo a tante squadre importanti dopo tanti anni. Noi siamo al secondo anno, secondo me insomma è motivo d'orgoglio essere a questo punto, però francamente andare oltre mi sembra insomma così un pensiero che in questo momento non abbiamo. Con un grandissimo Mbakogo che noi conosciamo bene, che sta esplodendo da voi e che avete un po', no, avete anche un po' approfittato della situazione del Padova, riuscendo ad acquisirne anche la. Noi prima di approfittare del Padova siamo andati a Padova a chiedere così lumi, tra virgolette. Il prezzo, ragazzo, il prezzo. È chiaro che secondo loro stavano aspettando il pollo da spennare, ma voglio dire, noi. Mbakogo giocava con noi, giocava con Alessandro anche l'anno scorso, il valore del ragazzo lo avevamo visto
È chiaro che poi il Padova purtroppo è caduto in disgrazia, il ragazzo voleva rimanere da noi, insomma, voglio dire, tramite un procuratore che comunque vuole il bene del ragazzo, alla fine la scelta di rimanere da noi con un contratto di 5 anni, insomma, fino adesso ci sta premiando. Via. Certo. Allora chiudiamo con una battuta ovviamente sul Cittadella anche. Immagino che sarà per voi la vittima sacrificale, no? Adesso, visto che lei non mi guarda, non vede cosa sto facendo, ma noi con Cittadella sei autorizzato per quella poca tradizione che abbiamo, perché noi non veniamo siamo rimasti nei dilettanti in Serie C tanto tempo. L'anno scorso direi che è stata una delle poche squadre che ci ha battuto sia l'andata che il ritorno. Sì. Io gli ho detto anche ai ragazzi, queste sono le partite trappola che alla fine, dopo aver fatto un ottimo risultato a Bologna, uno può anche sentirsi bravo, può anche sentirsi comunque così il primo della classe. Secondo me sarebbe un errore, perché secondo me Cittadella ha esperienza, ha tanti anni di Serie B, ha una bella società, un direttore sportivo che mi dicono molto bravo, e soprattutto un impianto di, è un allenatore anche, e un impianto di squadra che comunque è abituato alla Serie B. Quindi queste sono le partite trappola che io ho, sono quelle che anche col Vicenza prima di Bologna mi spaventavano di più, perché magari uno l'ha preso un po' sotto gamba, e quindi massima allerta per il Cittadella, anche perché le dico, l'anno scorso sia in casa che fuori, insomma, diciamo che siamo venuti a casa con 0 punti su 6, non è stato un grande risultato. Oltretutto ho letto anche di recente che hai detto che ti piacciono gli allenatori non troppo fighette, parole esatto, tue. Esatto. Quindi anche Foscarini rientra in questa categoria, no? Ma Foscarini è così, ricalca un po' più o meno Castori, l'allenatore che abbiamo preso quest'anno. Quindi mi piacciono quegli allenatori che non badano tanto a essere, come hai detto tu bene, fighette, ma sono di sostanza e hanno anche un'esperienza di un certo tipo, come poteva essere anche Pillon l'anno scorso. Quindi noi andiamo meglio con un tipo di allenatore così, abbiamo visto che comunque con i giovani facciamo un po' più di fatica, quindi direi che comunque, insomma, quest'anno a oggi, fino adesso, insomma, la scelta di cambiare, insomma, di prendere Castori è stata fino adesso premiante, quindi insomma, se continua così va bene. Presidente, grazie e complimenti per la vostra stagione. Bocca al lupo per il futuro. Ciao, grazie a Stefano Bonaccini, presidente del Carpi e anche patrono di questa grande azienda che è Gaudì, non è una marchetta, no, giuro. E torniamo invece per un attimo al discorso stiamo parlando delle scelte di Foscarini, perché poi abbiamo una sorpresa anche per De Poli, quindi state attenti. No, beh, si parlava appunto di questo cambio di modulo, allora una battuta Andrea sul fatto che ha funzionato in parte. Ovviamente non so se aveva di fronte il Latina che giocava 3-5-2, non so se sia stato un modo, io credo che volesse un attimino vedere di coprire di più la difesa, perché si diceva sempre che prendeva sempre gol, e quindi magari con una difesa a 3 o 5, come si vuol dire, magari si poteva pensare di... Un'altra cosa che è stata, che durante la partita secondo me ho capito, è quella che avendo loro lasciato dei punti all'ultimo minuto, a un certo momento della partita probabilmente hanno detto ci accontentiamo e ci portiamo a casa il punto, il pareggio. La partita è stata ben giocata fino al quasi primo tempo, 30esimo, 35esimo, 40esimo del primo tempo, dopodiché c'è stato una sorta di, non so se definirlo neanche blackout, però il Latina è ripartito molto bene nella ripresa, li ha messi là e loro hanno fatto tanta fatica. Ci sono state due o tre occasioni dove potevano beccare gol, non è successo, ma non sono anche gli inserimenti di Pecorini, Minesso e chi era l'altro, non mi ricordo, per cercare di cambiare qualcosa, di cambiare passo, di venirne un po' fuori, di alzarsi, ma non ha dato frutti, per cui alla fine dopo c'è da tenersi stretto il punto, insomma. Alice, cosa devo dirti? Introduciamo questa sorpresa, no? Per fare un piccolo marcord. No, stavamo dicendo inizio puntata che magari per chi ci segue, i più giovani non si ricordano magari chi è Fabrizio De Poli, quindi abbiamo preso uno dei momenti probabilmente più significativi della sua carriera e volevamo rivederlo assieme. Allora, mentre lo rivediamo, sono solo immagini, non c'è audio, quindi le commenteremo. È arrivato anche un messaggio del nostro Mauro Marotto, che come è anche uno dei nostri inserzionisti, sponsor di Padova Sport, che dice appunto, leggetelo, mi raccomando, complimenti a De Poli per certi giocatori che in Serie D
a Padova sono un lusso, giocano giocate molto interessanti, lo dice pure Fulvio Pea. Bravo De Poli, questo sul Padova ovviamente, ma ne parleremo magari dopo. Grazie. Allora, ecco qua, immagini di, siamo nel 2000. Sì, a Bentegodi. Nel 2000 a Bentegodi. Arezzo Chievo. Contro, no. Non era Arezzo Chievo, come dice De Poli, che finge di non ricordarsi. Non mi ricordo. Ma la finalissima della, contro il Brescello. Cittadella Brescello, finì 1-1 e sì, in virtù di quel risultato, ecco qui, guarda, che tifosi che c'erano, Riccardo, no? Sì, sì, mi ricordo perché abbiamo fatto una, ti ricordi Fabrizio, abbiamo fatto una telecronaca, mai visto, io e due colleghi padovani poco noti, Ciccio Edel e Giorgio Borile, abbiamo fatto una telecronaca a tre quando praticamente Mazzolini ha fatto gol al 50esimo del quarto tempo, abbiamo avuto praticamente un mezzo infarto tutti e tre. Io ero ma lì fu un autentico miracolo, perché era la prima volta che Cittadella andava in Serie B, per cui... Ma no, ma era un miracolo quella finale, perché se ci pensi, cioè, voglio dire, abbiamo giocato quel Brescello che aveva il fratello di Vieri, aveva Zampagna, aveva uno squadrone a nome per la categoria, poi i giocatori... Dopo quella sconfitta è sparito. È sparito perché loro ci puntavano molto e fu un mix, rigore sbagliato, insomma fu un mix tra emozioni contro e a favore fino al 50esimo e 12 secondi il gol di Mazzolini. Comunque è una adesso cosa vedrete memorabile. Anche un giovane Stefano Angelo, Stefano, anche giovane Angelo Gabrielli che era in panchina a tifare per il Cittadella. No, dicevo Fabrizio, avete regalato nel 2000 un'emozione incredibile a questi tifosi che erano ancora tra virgolette vergini, no? Non avevano mai provato queste emozioni. Poi è vero che arrivò anche anni dopo la seconda promozione, ma quella fu memorabile. Sì, tra l'altro noi venivamo già da un'altra promozione, dalla C2 alla C1. E partita soffertissima quella, Riccardo. Ti ricordi? Veramente. Sì, no? Ti ricordo, sì. Però fai conto che noi abbiamo avuto dei percorsi un po'... Ma era un gruppo forte quello. Era veramente un gruppo forte con una buonissima società, una società di amici. Di gente che tirava la carretta, la portava avanti in maniera molto familiare ma con dei valori altissimi. E quando è stato il momento, nei tanti momenti che abbiamo dovuto soffrire, effettivamente queste componenti ne sono venute fuori. No, lui, ti interrompo per dire che tu dai merito agli altri, però quella squadra lì l'avevi fatta tu, me lo ricordo benissimo, e hai portato dei giocatori veramente sconosciuti a Cittadella. E perché sai, adesso magari vai a prenderti il bomber della primavera, il prestito del Milan, della Juve, dell'Inter, magari ti aiutano, c'era l'attività di scouting e lui andava in giro a vedersi le partite e ha portato, poi ogni tanto c'era Pier Giorgio che faceva il colpetto, c'era lui, però mi ricordo quando prese Sturba, insomma era un giocatore abbastanza conosciuto e affermato, però Fabrizio era ed è ancora secondo me uno dei migliori a fare questo tipo di lavoro, andare nei campi a scovare il giocatore che non è ancora affermato, di cui si dice un gran bene, ma in quella zona là, e devo dire negli anni, perché dopo lui ha vinto anche lui, perché è andato in Serie A, poi andò al Genoa, eccetera, ha fatto una bella carriera anche Fabrizio, e adesso deve vincere però a Padova. Tra questi giocatori, dopo Fabrizio Zanotti, ti anticipo. Te lo chiedo dopo. Io, guarda, ho memoria di quei tempi lì, tra le tante cose, perché sono tantissime veramente, sono stati 5 anni, perciò non è che ho fatto 2 mesi. Ma lì c'erano giocatori che se giocassero adesso giocherebbero minimo in Serie B, anche se la loro provenienza era vero di scarti e controscarti dalle grandi società, ma alla fine io veramente mi divertivo a vederli allenare, perché i Caverzan, i Rimondini, i Soncin di quel tempi lì, cioè era bellissimo solo vederli allenare. Ecco, mi prima divertivo. Era passato un messaggio che gli chiedeva se ritornerebbe a Cittadella. La città la sta bene, c'è Marchetti che è bravissimo, io devo pensare altre cose adesso, che vadano avanti loro, non è un problema. E
finendo, io penso che tante volte ci sono dei buoni giocatori. Faccio un esempio anche adesso. Sto vedendo molte partite dei dilettanti e nei dilettanti ci sono buoni giocatori, ma veramente giocatori anche per altre categorie, per me, per altre categorie più importanti. Sai, la bravura tante volte non è in me, è di chi allena una squadra o di chi mette insieme una squadra con l'allenatore per fare al giocatore dare il meglio di se stesso in un contesto generale che, dove le singole qualità, come può essere Alessandro nel Cittadella quest'anno, possano essere messe sul tavolo di ogni partita al 100% come ha reso. Però guarda, io porto un esempio concreto. Noi giornalisti siamo qui per criticare, quando c'è da premiare si premia, quando c'è da dire che non va bene, non va bene. Io porto un esempio concreto che ti fa capire il livello dei direttori sportivi, perché anche lì c'è il bravo e il meno bravo. Nome e cognome, Luca Rossettini, gioca in Serie A da 7 anni. Sì. Boh. Allora, era a Padova, mi ricordo benissimo, Vignoni lo stava dando in prestito a San Paolo Padova, cioè carriera da dilettante. Era ai margini, venne Mandorlini, no, dice, no, tu non lo dai in prestito. Vignoni, oltretutto, no? No, ma poi siamo amici con Sergio. Il problema è che praticamente a volte le caratteristiche... Arriva Mandorlini a Padova, diventa titolare inamovibile, se ne accorge il Siena e va in A. E da lì 7 anni che già... Ma vedi, a volte Vignoni fa... No, è perfettamente, cioè, molte, ecco, fortune, molte sfortune di giocatori sono... Cioè, stava andando in prestito in serie, in eccellenza, non so se era in eccellenza forse. Beh, però Riccardo, rientra nella logica anche generale dei direttori, eh. Cioè, anche noi sbagliamo. Sergio Vignoni, tu stai parlando, è stato uno che ha uno score importante perché ha fatto dello scouting per anni ad altissimi livelli. Parliamo sempre di Serie A. Ma lì non sbaglio neanche ci può, lui, ci può stare che proprio... su 50 ne sbagli uno. Sì, 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 no, è vero. È che lì tutti magari dopo... Guarda che poi dopo c'è una consuetudine nel calcio. Se tu parli con noi, nella mia categoria, tutti ci ricordiamo, Non sai, ha scoperto quel giocatore lì, l'ha fatto da Cittadella, è andato in Serie A, oppure quel bambino che lui ha visto quel giorno lì, l'ha fatto arrivare in Serie A a grandissimi livelli, sta giocando la Champions. Però tutte le puttanate che facciamo noi, nessuno le dice mai. No, e però anche noi, come tutti, sbagliamo. Tanti giocatori, è vero che poi ci sono dei casi in cui magari ne sbagli due. Io dico sempre che l'importante è azzeccarne più che sbagliarne, tipo quello che... sulla bilancia. Poi ci sono anche i danni, no, che fanno i presidenti, certo. Quello che sbaglia meno, cioè quello che è più bravo è quello che sbaglia meno, certo. Fabrizio, no, allora ci chiedono anche chi prenderesti di quel Cittadella nell'attuale Padova, ovviamente non considerato che sono passati un po' di anni, e poi invece nell'attuale Cittadella, compreso anche Sgrigna. Allora, di quel Cittadella lì sono tanti. Uno solo. Andrea Caverza. Caverzani, o Caverza, sì, anche dir si voglia, numero 10, no? Sì. Attuale. Di questo Cittadella prenderai Sgrigna. Sei un po' un paraculo, scusami, tra virgolette. No, ma perché ce l'hai qua? No, ma ha detto due no, dieci, no, ha detto due giocatori importanti. Ma questo è anche magari anche un messaggio che lanci, che magari... A chi? Ma no, a te stesso, nel senso... A me stesso, io dormo di notte. Mica giocare in Serie B, nel senso, quella figura là, magari... Abbiamo Cunico. E che loro hanno già un 10... Capato, avete un grande numero 10, magari... è un grandissimo giocatore, nato in provincia di Vicenza, io conosco benissimo, ed è un grande giocatore per la categoria. Ma devo dirti la verità, che Sgrigna secondo me merita di farla B ancora qualche anno. Allora, tu fai giornalista di Tutto Sport, pensa a una domanda da fare a Sgrigna, ma secca. E intanto io vado da Ruvo e dico anche al nostro regista Ciro Picardi che prendiamo 5 minuti perché siamo partiti un po' dopo e quindi sforiamo un pochino. Ruvo, quindi vai, andiamo su, vai, corri Melina, grazie. Ve l'ho detto, devo un attimo, ecco qua, la camera è quella, perfetto, bravissimo, alzo un pochino, ecco, questa la dedico a Boracina che ci seguiva da casa, infatti l'ho fatto in divano. Boracini. Boracina era un calciatore. Vabbè, lo volevo singolo, visto che è unico, il presidente è uno, quindi Boracina, sono più presidenti, vabbè, lasciamo perdere.
Allora, caro Stefano, per creare la rosa quest'anno abbiamo fatto una scelta aziendale. Infatti, una volta finito il campionato, ottimizzeremo i calciatori come manodopera nelle fabbriche di mattonelle di ceramica che sono rinomate, quelle sì, di Carpi. Sì, ma fa un po' inquietante quella perché non abbiamo visto al telefono. Sembra il numero uno della Spectre di 007. Vabbè. Mi sembrava anche uno che parlava un po' così, eh. Allora, alziamo, no, scusa, no, stai pure così. Questo sei te, Stefano. Sì, io una telecronaca a tre con Riccardo non la farei mai, va a finire che davanti devo starci io. Ero sicuro che quando lui ha detto telecronaca a tre, guarda, ero sicuro, va bene. Esatto. E invece, scusa un attimo se ci sia un secondo, adesso. Questa è dedicata ad Andrea e De Poli. Guarda che sono, come sono vestiti uguali, identici. Ma tutte e quattro sono vestiti uguali. Mi sembrano le gemelle... No, no. Ci siamo visti oggi e abbiamo detto veniamo così. Ecco, infatti mi sembrate le gemelle Kessler, va che belle. Ed eccole qua, da Umpe, Andrea che dice, è imbarazzante De Poli, la prossima volta dimmi che vieni vestito, come vieni vestito in televisione. Se dopo ci fanno anche il balletto sarebbe bellissimo. Vabbè, lo faremo. Meglio di no. Allora, no, nel senso, non abbiamo tantissimo tempo, non possiamo sforare troppo. Solo per quello. Solo esclusivamente per questo. No, volevo approfittare un attimo di Alessandro per chiederti una cosa. Che effetto ti ha fatto tornare a Cittadella dopo 10 anni? Più o meno 10-11 anni? È stato straordinario. È nato tutto in pochi giorni, si è fatto tutto in pochi giorni. Poi io con questa società devo tanto a questa società perché mi ha rispedito nel calcio importante. Serie B, io sono venuto qui, era in C. Perciò... penso di finire qui, appunto per quello, perché devo dare ancora tanto a questa società e al presidente Angelo Gabrielli, che è lui l'artefice della mia rinascita. Vedremo anche tra poco, mentre Riccardo pensa una domanda ancora. No, però... Sì. La foto di un giovanissimo Riccardo Alessandro Sgrigna, trovata da Alice oggi, e anche una foto trovata da Riccardo Solfo, e questo è uno scoop. Ah vabbè, sì. Ecco, allora intanto mentre ce le prepara Ciro, domanda secca, proprio da giornalista, cattivo però. No. Sì o no? Mi viene in mente gli anni a Torino, volevo chiedere su questa bagarre che è uscita con il tecnico. Sì, lui poi ha vinto il campionato. Perché non ti hanno tenuto lì? Ma perché penso che ogni calciatore abbia un ciclo, no? E io a Torino era finito, 2 anni e mezzo, ho fatto la promozione, ho avuto la fortuna di giocare in Serie A con quella squadra, ho fatto il mio primo gol in Serie A a 32 anni, perciò dopo le strade si sono divise, ma penso che sia il ciclo di ogni calciatore, magari dopo un tot di anni cambiare aria. No, è un peccato perché ci sono dei calciatori che ti danno una mano importante a vincere il campionato. Mi ricordo Svuoca Napoli e poi tornò in B, che però vinse il campionato di B e non fece l'A, e lui lo stesso dopo col Torino, che meritava insomma la conferma. Vabbè, comunque sempre granata è da Torino è arrivato a Cittadella. E lo scoop? Vabbè, no, la sei tu. Dacci la conferma che sei tu, perché secondo me non vorrei che Alice avesse magari... No, questo non sono. No, ma non è lui. No, evidentemente Ciro, il nostro regista, ha sbagliato le foto. Ma poi io non so che maglietta è. No, io prima che mandate il mio scoop, che quello è reale... Questo è uno scoop finto. Vabbè. La patacca. Abbiamo fatto patacca. Confusione dietro in regia. Avete... No, anche perché Vicenza non ha mai avuto quelle maglie lì. Alessandro, vabbè. Non sono io. No, allora, prima che mandate la mia foto, aspettate un attimo... No, forse so io chi è. Sia. Vabbè, comunque avete allora, sbagliato. Il nuovo quiz per vita del libro è chi è quel giocatore lì? No, allora, prima ho detto in apertura che io so che lavoro farà un domani, che lui smette, speriamo più là. Farà il fotografo. E lui è appassionato di fotografia. L'ho beccato 3 settimane fa, lui ha giocato il sabato, la domenica è andato a Monaco e all'Olimpia Stadio a fare foto, e abbiamo anche la prova. Allora, che lui ti assumi tu le responsabilità. No, vabbè, è lui, secondo me è lui, si è tagliato i capelli, ma è lui, vediamo se la regia riesce a mandare la foto, invece. Però è lui, vabbè, comunque la foto non, certo. Non arriva? Una non era lui, una non arriva, ma comunque arriverà. Comunque per me era arriva lui dentro l'Olimpia Stadio che stava facendo le foto. Ciro, dove è finita una maratona. Vabbè, mentre Ciro cerca la foto,
Allora, mentre Ciro cerca la foto, intanto svegliamo chi ha vinto la maglia di Sgriglia di questa Luca, sera. Luca, inquadraci, sembra un po' Funari, Luca, Ciro, inquadraci la maglietta di Sgriglia, perché è uno dei due premi ovviamente in palio. Poi c'è anche un libro bellissimo illustrato su Cittadella, un tomo illustrato su Cittadella. Quindi... Però credo che gli telespettatori abbiano più piacere di ricevere la maglietta. Cerchiamo di intercettare tutti e due i vostri. Allora, tra le tantissime risposte che sono arrivate, bisogna fare i complimenti perché avete risposto tutti in modo esatto, evidentemente la domanda era troppo facile. Abbiamo estratto un nome a caso, come è giusto che sia, e la vincitrice è una donna ed è Chiara. Quindi, diciamo che il cognome è così sa. Non me lo ricordo, Livraghi mi sembra. E complimenti Chiara, ti porto, insomma, contattaci. Siamo sicuri che ti chiami così, no? Che dopo sì, la foto posso anche sbagliarla, ma il nome me lo ricordo. Chiara Livraghi. Allora. Contattaci e attraverso la nostra pagina Facebook, perché hai vinto la maglia di Sgriglia che ti faremo autografare questa sera, non... Mi dispiace per te, ma la faccio autografare da Alessandro. E da Ruvo sotto, no? Va solo bene. Da Alessandro. No, e anche ovviamente il libro. Diciamo che Sgriglia mette la firma, io il numero di telefono, a Chiara. Anche. Questo magari sarà contento per vedere Alessandro. Intanto non arriva la foto, la foto di Sgriglia di Riccardo non arriva. La faremo vedere. Vabbè, ma la teniamo lì per scoop, le prossime volte. La teniamo viva questo scoop. Sì, no, poi gli facciamo vedere. Ma mi fai dire una cosa, certo, un po' triste, mi sono dimenticato l'altra volta, siccome non ho avuto la possibilità purtroppo, perché avevo un impegno grave, volevo fare un mio pensiero con un bacio a un maestro che è stato per me tanta roba, che Furio Stella, che se n'è andato qualche settimana fa. E io da collega l'ho conosciuto sia a Cittadella sia a Leuganeo di Padova, è stato veramente uno dei migliori giornalisti che ho conosciuto nella mia carriera fin qui, e gli mando un saluto perché non ho potuto andare al funerale. Un grande giornalista, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo scritto, l'abbiamo ricordato certo, e in tutti i modi. Prima di chiudere devo ricordare la cena solidale Pro Frates di mercoledì 19 novembre organizzata dal club Salf Granata di Rino Piotto, tra i soci Rino Piotto, Riccardo Rino è una persona che si dà da fare insieme ai suoi collaboratori. Non è organizzano... suo ristorante, lui è uno. No, insieme ai suoi collaboratori. In chiusura è arrivata la bomba, ma è lui. Ci assomigliava più a quello di prima probabilmente. Un po', qualche anno fa, con 2 chili tra in più, però è lui, sta facendo la Sgriglia in versione fotografo. Che... Allora, riprendo con le cose serie. La cena solidale Pro Frates, un'associazione che tutti a Cittadella conoscono perché è operativa da tantissimi anni a Fontaniva, mercoledì 19 novembre, presso il ristorante Da Godi a Fontaniva. Le iscrizioni sono aperte invece fino al giorno prima, fino al martedì 19. Il costo della cena è di 25 euro e parte della somma naturalmente sarà devoluta all'associazione. Siamo quasi in chiusura, sì, Stefano? Sì, c'è il tempo di leggere un attimo il messaggio che era arrivato, ce ne sono tanti, per Fabrizio De Poli, magari un po' fuori tema, ma neanche tanto, su il bomber abbiamo consultato di Padova, Rulo Ferretti, ti chiedono se può effettivamente giocare in Serie B, visto che abbiamo parlato di Serie B, e tanti si chiedono, ma questo giocatore che segna tantissimo in D, perché non ha mai giocato in B? Se qualcuno lo prende lo può provare a farlo giocare in Serie B. Però costa adesso. No, adesso deve finire il campionato ancora. A giugno, no? Costerà. A giugno si vedrà, beh. Ecco, non abbiamo parlato di Padova ovviamente, ma è in preparazione una trasmissione anche dedicata esclusivamente al Padova. Bene, siamo quasi in chiusura, Alice, no? C'è il tempo per salutare, anche. Cominciamo da Ruvo, che non ci stava seguendo in realtà, stava guardando un'altra cosa. Stavo guardando il monitor. Vabbè, va bene. Grazie Ruvo, alla prossima. Grazie a voi. Ringraziamo anche Alessandro Sgriglia, bocca al lupo anche per il proseguo del campionato. Mi raccomando, al Carpi devi farne 2 di gol, perché è la tua ex squadra e c'è la legge. Sì, dopo lui è un piccolo record. Carpi e Vicenza. Sì, no, ha giocato con tante venete. Ha giocato il record sempre di Oliveira, che ha giocato con 5 venete, lui con 4, quindi... Bene, poi insomma mi hai portato uno che è stato capitano anche del mio Vicenza,
Esatto, infatti ecco. Qui abbiamo capito messo che vicino. Ti fate tutti cittadella praticamente. No, io sì, perché ti affezioni alle squadre che seguo. Poi io ti farei anche il Vicenza, ma siccome sono in contrasto netto con la famiglia Cassingena, finché non vanno via io non tornerò mai più al Metti. Ecco, chiudiamo con questa nota polemica. Però per fortuna che c'è Alice che tiene alta la bandiera granata della cittadellità. No, si può dire, no. Grazie Riccardo Solfo. Grazie a voi. Grazie Andrea Baldin, ovviamente, per essere stato con noi, a Fabrizio De Poli, grazie a voi. Bocca al lupo per il Padova soprattutto. Grazie. E Alice, chiudi tu, come sempre. Sì, allora vi ricordo l'appuntamento con Carpi, sabato alle 18, ci sono ancora posti in pullman, quindi affrettatevi ad iscriversi, insomma, sugli ultimi giorni. L'appuntamento invece con noi è sempre alla stessa ora, lunedì prossimo alle 21, buona serata. Smarty è il nuovo cronotermostato MT dal design elegante. Con Smarty puoi gestire il funzionamento del tuo impianto in qualsiasi momento, ottenendo il massimo comfort con la comodità del display touchscreen. Smarty, comfort e risparmio a portata di touch.